Questo programma è offerto da Macelleria Il Gusto delle Carni, Macelleria Gastronomia, Carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria. Banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezza Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Teca SRL, caldaia Daikin, ibrida 33 kW, valida per l'accesso al superbonus del 110%, 5.200 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec pure, 24 kW, 750 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 28 kW, a 700 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 24 kW, 630 euro. Caldaia Sime, unica Revolution, 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune, 1.220 euro. Caldaia Daikin, a condensazione, 33 kW, 1.245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150, Lamezia Terme, San Biase. Buongiorno, buongiorno caro direttore Tonino Angelo Matruda. Angelo la Madonna, buongiorno. Buongiorno, per carità. Oggi abbiamo l'assenza del nostro Albino Ambrosi, impegnato in altri impegni istituzionali già assunti precedentemente. Sì, va bene. Impegni di cucina. Li chiamiamo così? Cucina. Ebbene, Tonino, tu rimproverai Albino, abbassa il volume, no? Tonino, Tonino, poi rimprovera Albino. Vedi Albino. Comunque, buongiorno, ci troviamo presso 109 officine. Ieri avevamo una scenografia molto bella, diciamo, con i vini di tutte le qualità che ha questa azienda. Oggi ci troviamo... Guarda qua, officine 109. 109. Non 109 officine, perché se no qua veramente il caso c'è dell'aereo del mondo. Hai fatto bene. No, perché che c'è una hila longa, le officine che arriviamo a mai. Ma officine, c'è scritto. Tutto. Va bene. D'accordo. Officine 109. Sì, 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 no, hai ragione, ho sbagliato, ti chiedo scusa. Per cortesia, intervenire. Allora, buongiorno a tutti. Allora, ci troviamo qua nell'enoteca delle officine 109. Oggi abbiamo lo sfondo di queste bellissime piante con, diciamo, tutta la profondità di questo bellissimo, di questa bellissima attività. Capito? Ieri io ho detto l'appoggiamo qua le piante, cose. Allora, no, abbiamo ma detto. No, dobbiamo fare là perché mi mostrare i bottigli. Eh certo. Su fortuna, no, a tutti i costi. Ma che abbiamo scelto, vabbè, comunque. Io mi scordo i costi. Andiamo avanti, caro Tonino. Sì. Allora, cosa ci propinano stamattina i giornali, Albino? Albino. Oggi 5, Albino, Tonino, bravo. Tonino. Cosa ci propinano secondo oggi? Secondo me ne avessi messa, abbiamo comprato una giostra in due minuti. Vedi cosa vuol dire Albino? Vedi cosa vuol dire Albino? Perché noi abbiamo già, diciamo, una scaletta preparata ogni mattina. Questa mattina la mancanza di Albino ci crea questi problemi un po' di confusione, però diciamo... Guarda, ancora ricade nell'errore. Non abbiamo una scaletta preparata noi. No, una scaletta mentale, perché c'è prima Albino... Ma in questa maniera, ho capito, siamo a braccio, però mentalmente sappiamo quello che dobbiamo. Dici anche una cosa, calemo il giornale. Allora, io in questo momento apro il giornale, saluto Salvatore che ci segue tutte le mattine con passione. Mi sta guardando e dice, ma che sei tu, pazzo? Allora... facciamo così, non abbiamo detto niente, abbiamo solo allora. Allora, perché... 60 minuti. Allora, vai Tonino. Allora, cominciamo con la regione, partiamo dalla regione. Esatto. Con Occhiuto. Si prende la sanità. Si torna a 10 anni fa. Allora, Tonino, come la vedi questa... La vedo in bianco e nero.
come la vedo, chiaramente lui è riuscito nel suo intento, su questo bisogna dargli atto. Non dobbiamo tutti quanti, bevete come si dice dalle nostre parti, evitare i cittari. Ci è riuscito, lui è il commissario ad acta della sanità in Calabria. Ma la domanda che io pongo a Roberto Chiodo, Robè, la sanità ha un buco di 1,5 miliardi di euro. Esatto. 1,5 miliardi. Io non credo che bastino 30 anni musimenta apposta la sanità. Tu in 5 anni ritieni di poterlo fare. Ma io me lo auguro. Me lo auguro. Cosa possiamo dire? La vedo un po' difficile. Perché, se non mi sbaglio, il buco vero della sanità è intorno a 200-250 milioni di euro. La verità è che c'è 1 miliardo e più che sono dei debiti verso i fornitori, e i fornitori se ne pagare, perché hanno attusciato la popolo, che Dio lo vuole, è la regione, mi capite? Però Tonino, si deve partire da qualcosa. Ho chiuso, mi auguro che parti da qualcosa e cominci a fare questo percorso di sanare il deficit che ha, capito? Sì, ma perché c'è se no non si parte da nessuna c'è parte. Una unanimità di consenso per questo fatto, per questa nomina voluta dal Consiglio dei Ministri. Però ti ripeto, io mi auguro che lui può, perché la sanità, se riusciamo ad azzerare, cosa praticamente per me è un progetto impossibile, e allora si incomincia a ragionare. Non dimentichiamoci che così finiamo, no, di fare questi viaggi della speranza. Certo. È chiaro che contestualmente è mapparare i debiti, ma dobbiamo anche migliorare la sanità. L'avete visto che sta succedendo questo 118 qua? Già sono due casi che sono avvenuti. Voglio dire, il 118, bisogna migliorarlo, i medici, cioè che parte in ambulanza senza medici. Praticamente parte in ambulanza solo con l'autista. Arrivano con 90 minuti di ritardo. La gente ci lascia le penne. Camo, scherziamo. Qua c'è un articolo. Ma io mi in auguro questo senso di Saverio Ferrari, che salutiamo affettuosamente. Noi l'abbiamo avuto anche ospite. L'abbiamo avuto ospite e abbiamo parlato, vedete. Se non si mette mano strutturalmente al servizio 118, torneremo a vedere sfrecciare per le nostre città le macchine a clacson spiegato col fazzoletto e col fazzoletto bianco che sventola dal finestrino. Praticamente torniamo all'età della pietra. Va bene. Esatto. Ma ce lo auguriamo, Tony, che ti devo dire. Ma sicuramente si incomincia da qualche parte, poi vediamo. Allora, Tonino, si parla ancora dell'inchiesta del Ponte Morandi, di questa operazione che c'è stata da parte della Procura di Catanzaro. Arriva un super consulente, caro Tonino. L'esperto dovrà valutare la qualità dei materiali utilizzati e le modalità di intervento. Tonino. C'è un racconto, le rivelazioni, parliamo di cose. Sì. È chiaro che veni ha nominato un consulente, ci mancherebbe altro, eccetera. Però qua incomincia il racconto dei pentiti. Ottenevano appalti grazie all'appoggio delle cosche. Quindi, per avvalorare l'aggravante mafiosa, gli inquirenti che hanno condotto l'operazione Brooklyn, con la quale la DDA di Catanzaro ritiene di aver fatto luce sull'irresponsabile gestione dei lavori di manutenzione del Ponte Morandi, fatta con malte scadenti, riportano le dichiarazioni dei pentiti. Cioè, per esempio, con la scusa del maltempo, delle piogge che arrivavano, si evitavano le penali per i ritardi che si facevano. Cioè, qua a giudicare dalle intercettazioni, a giudicare dalle dichiarazioni dei pentiti, voglio dire, i fratelli, imprenditori Sgromo, titolare della Tank SRL, come sappiamo,
impresa di costruzione operante nel comprensorio della Mese, bla 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 bla, si trovano praticamente coinvolti in maniera pesante in questa operazione. Ovviamente leggere le intercettazioni, come si dice, la nonna mia mi viene la vita a pelle perone perone, com'è possibile? Com'è possibile giocare con la vita delle persone? Cioè, non vende tutto in niente per il guadagno, no? Guadagno importante. Dopo girano un milione di euro. Ma puoi usare materiale scadente. Abbiamo visto quello che è successo col ponte Morandi di Genova. Non vede tutto in niente. Si crolla e si tira a prezzo un centinaio di persone che vende tutto a bua. L'importante è muovere l'inciutisa, che è questo che... Questi qua sono, guardate qua, sono dei reati che io, parere mio personale, li reputo peggio degli omicidi. Cioè è una cosa è vergognosa, io non lo so. Quello che è uscito fuori, sì. La becca, che... Andrangheta, a Camorra, a mafia, non è che si pongono il problema delle vite umane. Quando hanno arrivare hanno cosa, hanno traguardo, hanno punto, eccetera, ammazzano pure i figli. Insomma, non gliene fotte nulla, siamo a questo livello. Ecco perché la gente dovrebbe fare una scelta, ecco perché la gente deve sapere conquistare. Deve sapere conquistare la gente. Venne uno per un pillaio, subito dai carabinieri. Bene, uno comincia a fare lo spiritoso, capo la mazzetta, subito dove i carabinieri e dove i magistrati. Chi se vi tirare? Questo dobbiamo denunciare, fare. Denunciare. Ciao Mauro, scusa, saluta qualcuno, scusi, Benedetta, Giuseppe Colangelo, buongiorno dottore. Buongiorno dottore. Oggi formiamo 80 futuri operatori, complimenti. Bravo Colangelo. Marisa, Michele, Giovanni, Benin, Tonino, Cataudo, ciao Tonè. Va bene, grazie dei vostri interventi. Un altro reato che io ritengo veramente schifoso, da veramente buttarlo in cella e gettare le chiavi, non pensate, ve lo dico l'articolo, non in manette per abuso sessuale su due nipotine. I carabinieri della compagnia di rende ieri hanno arrestato un uomo di 62 anni accusato dalle giovani vittime, delle nipote stesse, donne. Cioè veramente... Però Giovacca, ne mi stare attenti quando parliamo, Io leggo quello, io dico presunti. Sì, sì. Abusi sessuali. Che Luca scrive il giornale, ho capito, non... però io leggo, poi tu giustamente, no, però presunti perché nessuno è colpevole. È successo spesso e volentieri che poi sono cadute queste. Però Tony, stando all'articolo, indagato, smascherato dagli investigatori, ha segnato i domiciliari, Tony. Sì. Tu come la vedi sta cosa? Che dire? Non si hanno parole. Questo non è un nonno, questo è un mostro, è diverso. Se i comportamenti sono stati questi. Sono accertati che sono questi. Se si accertano i comportamenti è un mostro. Ma certo, qua, signori miei, quando noi facciamo la rassegna stampa, leggiamo i giornali, sul corso, alla paninoteca, al ristorante, ognuno può ragionare come vuole. Quando noi qua dobbiamo parlare ed esprimere delle opinioni, cose eccetera, dobbiamo farlo con in punta di fioretto, mi capite? Perché spesso qua bisogna sempre parlare di presunto colpevole. Certamente se alla fine della fiera le accuse saranno confermate, è un fatto di una gravità inaudita. Non si può manco spiegare, ci mancherebbe. Intanto sta succedendo una mezza guerra qua, questi, parliamo di coronavirus, eccetera. È arrivato la quarta ondata, come sapete, della pandemia. A rischio 500.000 di morti entro febbraio. Guardate qua, ci stanno veramente rompendo le palle. Io anche con i giornalisti, anche con i giornali, anche con i virologi, guardate, con i colleghi, che poi il rispetto bisogna, non lo so, fare questo tipo di notizie, no?
dare questo tipo di una sorta di sciacallaggio cospa, e fate la fineta, e fate la fineta. Mezzo milione di morti entro febbraio, pare che hanno ordinato un medico, ma non dite stupidate, cercate di dare notizie e cercate soprattutto di dare notizie improntate all'ottimismo, cercando di spiegare alla gente cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare. Viva Dio, no. Allora passiamo. Sapete che c'è la linea del generale Figliuolo, ha parlato di accelerazione delle terze dosi, si parla del Pfizer ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, no, tra un mese, eccetera. A me, guardate che mi viene la paura quando toccano i guaglioni, io vi dico la sincera verità. Ecco perché sono critico nei confronti di chi dà queste notizie. Cioè, sì, d'accordo, va bene, facciamolo sto vaccino, eccetera, però per quanto riguarda i bambini è importante. La state per dare a noi. Ci sarà una ricerca scientifica. Ma ci sarà una ricerca scientifica. No, non si capisce, Giova. Ma non c'è una regola. Se tu hai trovato qualche regola, dimmela, no, così no. Me la tengo per me. Oggi, dal 2020, gennaio-febbraio, ad oggi non c'è una regola. Ogni giorno c'è una notizia negativa. Ogni giorno. Pua, in tutto questo periodo abbiamo visto decine di virologi, ognuno ha contato la battuta sua. Non c'è stata un'unità di intenti, non c'è stata una sola voce, ci sono state mille voci che hanno contribuito a fare cosa? A mettere nella condizione le persone di avere paura. Io le persone che non vogliono vaccinarsi le capisco, io li capisco. Chi non si può vaccinare, lo capisco. Però io dico una cosa, è un'opinione mia. Tu vedi, oggi abbiamo 5, oggi ne abbiamo 5 novembre, vi invito ad andare a vedere le statistiche dell'anno scorso, quante terapie intensive c'erano, quanti morti c'erano, e vediamo quest'anno quanto sono, Tony. Capito. E tu vedi che sono sceso oltre il 70%. Okay. I ricoveri in terapia intensiva e i morti. Giovanni, non c'è dubbio, però voglio dire, queste vicende gonfiate a dismisura, se ne calmare, mo si parla di terza dose, si parla poi di quarta dose, insomma come cazzo mi carica, ne mi carica un vaccino ogni 6 mesi, perché dobbiamo farci un vaccino ogni 6 mesi? Perché non funziona, perché avete aiuto i prescia, perché i prescia avete aiuto, Però, Tony, però io vedo sempre i risultati, Tony. Io vedo, è la mia opinione, e vedo sempre i risultati. Noi non stiamo vivendo la situazione dell'altro anno, Tony. Non c'è quella situazione negli ospedali, i morti, di quello che c'è stato. No, ma perché sono stati presi anche in contropiedi i medici che non ci hanno capito una mazza? Hai visto quanto medici hanno morto? Ma all'inizio di pandemia. Non ci hanno capito una mazza. Io mi auguro che adesso abbiano capito qualcosa, io ho i miei dubbi, ti ripeto, sta parlando uno che si è vaccinato, non è che sta parlando un Novax, no, come si dice, però loro si debbono calmare, chi vuol dire a rischio mezzo milione di morti entro febbraio? La notizia è discutibile, la notizia. Allora, che significa? Fatemi capire. L'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera. Fateci capire cosa dobbiamo fare per evitare che ci siano mezzo milione di morti. Chi sono i vetri a noi? Che cazzo, ma io non. Boh, comunque, la Madonna mi una manda buona, io tanta fiducia di chi si conta. E tu di chi dovremmo avere fiducia loro? Io non è che. L'unica fiducia c'ho nelle regole da rispettare io. E sono pure d'accordo. Evitare chi lo fa, sì, questo qua sì. Non ti scordare che hanno messo pure un te parchi e vieni camminare con la mascherina, eccetera. Pure su per spiaggi, da sole. Non ci hanno capito una mazza, Giova. Perché lì non sapeva che pesce prendere. Per non carità. Si capiva che pesce bisognava prendere. Comunque.
però la Madonna me una manda buona, certo che sono delle idee molto contrastanti su tutte queste situazioni. No, sono contrastanti perché loro sono contrastanti. Sì, non ci fanno capire un granché neanche loro, perché ognuno dice la sua la sera. Cano a ti deve, hanno a ti deve. In televisione non c'era un talk show dove c'era un virologo. E che il virologo da 7 ci minava a carri 11 a chi su Rai 2, chi li Rai 1 a chi li Rai 3, chi lo da cosa, chi lo là, insomma, voglio dire. Io ripeto, questi personaggi hanno condizionato le persone e hanno messo le condizioni in una situazione di coso, di ma che sta succedendo, come comportare, chi è che tiene ragione, Galli o chi là come gli passetti. Questo per dire che poi siano diminuiti i morti, non ci sono dubbi, che il vaccino abbia fatto effetto, non ci sono dubbi, ci mancherebbe altro. Però picchi e mare avrà la terza dose. L'anno scorso si parlava che la prima dose del vaccino, dopo un anno bisogna rivaccinarsi. Sì. L'hanno sempre detto questo. Sì. Dopo un periodo di mesi bisogna rivaccinarsi. Ma che stiamo arrivando alla terza e arriviamo alla quarta? Una all'anno da mediare. Non è che devo arrivare quattro all'anno. Scusa, ma noi mettono nel sangue virus, ne mettono. Vabbè, certo. Non è che ne mettono nel sangue, ne mettono cose. Champagne. Virus ne mettono. Potremmo camminare. Attenzione, c'è chi dice che tutte le problematiche poi li subiremo fra 15-20 anni, perché non sappiamo quello che succede a lunga scadenza. E insomma, per quanto mi riguarda, un argomento molto complesso, e lo chiudo cappi l'anima dei muri, perché non ne riusciamo più, e poi ognuno deve parlare suo. Service e Office Camo. Da noi potrai trovare le migliori offerte riguardanti la telefonia mobile con le nuove offerte di Kena Mobile e Noitel. Con Team Vision di Kena, a soli 19,90€ al mese, potrai vedere tutta la Serie A, tutta la Champions League, l'Europa League, la Liga Spagnola, tutto da Zone con oltre 600 titoli con film in anteprima. Linkem, internet a casa senza linea fissa, a partire da 19,90€ al mese. Inoltre noleggio di stampanti multifunzioni, a partire da 30€ al mese. Registratore di cassa per ogni settore, offerta per ambulanti e nuova soluzione per la gestione del proprio ristorante o pizzeria. E infine software per l'automazione del tuo punto vendita, cassetto elettronico Totem per la gestione del Green Pass in azienda. Service e Office Camo, ci trovi in via Emile Tegnotto 31, Lamezia Terme. Guglielmo Store, la Mesa Terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, la Mesa Terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Allora, andiamo alla pagina della mesa, parliamo del fotovoltaico, c'è il no del comune, l'amministrazione è contraria alla realizzazione del mega impianto che dovrebbe sorgere nell'area ex sede. L'8 novembre è convocata la conferenza dei servizi alla città della regionale, Mascaro dice il progetto butterebbe a male lo sviluppo dell'intera Calabria. Qui c'è una storia che chiaramente questo dice Mascaro. La società dice da questo progetto solo benefici. Ecco come siamo allo stesso discorso del virus. No. Si vax, no vax. Si fotovoltaico, no fotovoltaico. Dice la società, possibile 400 posti di lavoro fra installatori e manutentori operanti locali. Dici conci su problemi, eccetera. Chiaramente, alla luce dei progetti che erano previsti per l'area ex SIR, io non vorrei che si riferisse a questo, Mascaro. Cioè, dato che nell'area ex SIR sono previste, se ricordo bene, Waterfront, Porticciolo, poi c'è la famosa cittadella
cinematografica, eccetera. Cioè, voglio dire, se si riferisce a questo, Mascaro ha ragione, nel senso che viene stravolta tutta la... tutti quanti i progetti che sono in itinere. Ma questo progetto qua, attenzione, che io sogno contro, se sono quei progetti che vanno a rivoluzionare la nostra piana, eccetera, non facciamo come la serra là, quello che hanno combinato Rovelli, solo Dio sa, le vestimi chiamare agli danni, quello che hanno combinato Rovelli. Ricordiamo la serra tanti anni fa, doveva nascere come una zona industriale number one a livello europeo, invece ci fu un fallimento totale. Era già fallita in casa. Abbiamo detto queste cose. Abbiamo già parlato. In Sardegna era già fallita la serra, eppure va venuta a riaprire in Calabria. E poi c'è stato il Douto Des, Catanzaro capoluogo, a Cosenza l'università, a Reggio Chisto. E Lamezia? A Lamezia una gran coppola di coso, di quando eccetera, eccetera. Mi capite? Cioè praticamente chisto a te e chisto alla città. Senza un'adeguata, voglio dire, politica, non avevamo grandi personaggi politici, i cosentini ci fecero questo bel regalo, hanno avuto la grande. Allora, qua si parla di politica. Il Partito Democratico lavoriamo per attrarre nuove alleanze, Tony. Partito Democratico per chisto che non supera. E se va bene, poi ne spiega alcuni di questi, ne dobbiamo spiegare. Un Partito Democratico alla mezzo non c'è, un Partito Democratico ogni tanto si sente quando ci sono le elezioni, eccetera, però è in una crisi profonda alla mezzo. E tu vai alla sede, non c'è una sede del Partito Democratico come ce la ricordiamo noi, no? Che pullulava di giovane, sì, di movimento. Che faceva una scuola politica poi. Invece qua cosa dice Malebruno? Ma cani dei professori, giù. Ma Malebruno dice: bene comune non ha imparato la lezione del 2019. Ah sì, perché c'è questo discorso della collocazione di Amalia Bruno, di aver aderito, no, al gruppo misto, alla regione, eccetera. E quindi Amalia Bruno dice: evidentemente non hanno imparato la lezione del 2019, ma fatela lavorare, no? Lei ha detto che si impegna, no? Si impegnerà anche se dai banchi dell'opposizione. Vediamo quello che succede. Noi Lamettini questo vogliamo, eh? Lei è una Lamettina e la Pillamezia, così come lo pretendiamo da Raso e della Valente, che si impegnano per il nostro comprensorio. Poi vediamo chi Lucahano, poi vediamo come si impegneranno. Così ne abbiamo anche per loro poi, no? Pensiamo ognuno si deve di molletta. Vediamo l'amico Raso, l'amica Valente, l'amica... Fedele, mi corregge giustamente. Domenico, Valeria Fedele, allora, ho sbagliato. Vediamo che fanno. E poi li giudichiamo per quello che faranno. Ci mancherebbe. Non fanno niente, sapremo cosa dire. Qua dai microfoni della nostra emittente. Giua, c'è stata ieri questa celebrazione. Sì, del 4 novembre. Sì, in città, nell'Interland, per l'unità nazionale delle forze armate. Ecco, è una, voglio dire, ricorrenza molto importante. Quest'anno decorre anche i 100 anni del merito ignoto. Sì, c'è stata anche una bella trasmissione in televisione, che è stata molto seguita questa... perché Milito Ignoto, perché chiamato Milito Ignoto, eccetera, comunque molto interessante. Qua c'è un articolo che, oltre alla Lamezia, parla dei nostri, voglio dire, fratelli del comprensorio, Conflenti, Platania, Maida, che hanno anch'essi, voglio dire, organizzato degli eventi proprio in occasione del 4 novembre. Tony, ieri c'è arrivata una segnalazione, una lamentela degli abitanti di via Indipendenza,
praticamente dove ci sono quei commercianti che vendono fiori là, diciamo, si lamentavano molti abitanti che non c'è la manutenzione bordo strada di quella zona e i topi stanno invadendo, diciamo, le abitazioni. I topi? Ci sono topi, veramente ci sono molti topi, ci hanno fatto questa cosa. Se si può bonificare o tagliare l'erba dello spartitraffico, cioè... Ma scusatemi, a noi fa piacere quando voi via. Tu lava. Ti posso alzare, puoi continuare un secondo che devo dare. Ma per cortesia, anzi, se ne vai è mia, ci va. Lo sapevo. Scusate. Vabbè. Allora, Gino, buongiorno Gino, Luisa, Raffaele, buongiorno. Allora, vede qua, visto approfitto di questo momento, dobbiamo dire qualche cosa. Sì, volevo dire quello che dice Giovanni, c'è stata la segnalazione. D'accordo, però. A noi fa piacere, noi lo diciamo, vede? Quindi qualche politico sicuramente sarà avvisato o personalmente sentirà, guarderà la nostra televisione, eccetera. Signori miei, però, dovete andare al comune, cioè fatevi sentire, andate alla multiservizi. Noi più di quello che facciamo non possiamo fare. Questo voglio dire. Voi sapete che noi raccogliamo tutte le, no, i dubbi, le angosce, le problematiche, no, che hanno i nostri concittadini. Però anche voi dovete, come si posso dire, dovete fare la vostra parte, ecco, questo voglio dire. Allora, buongiorno Caterina. Allora, Caterina mi dice, buongiorno, vorrei salutare mamma Rosina e papà Salvatore. Sì, come no, li salutiamo anche noi con affetto, quindi salutiamo mamma Rosina e papà Salvatore, credo, quindi i genitori di Caterina. Domenico, ciao Domè. Buongiorno, sulle celebrazioni del 4 novembre ricordiamo che la locomotiva di Sant'Eufemia è una delle poche gemelle di quella che trasportò il Milite Ignoto. E questo, se non mi sbaglio, Domenico lo ha scritto anche, ha fatto un post, voglio dire, di questa vicenda sui social, su Facebook. Questa qua è una notizia che dovrebbe mettere i nostri amministratori nella condizione di intervenire e fare qualcosa. Cioè, quando fu trasportato il Milite Ignoto c'erano tutta una serie, no, di treni, cose eccetera. Pare che la nostra locomotiva sia gemella di quella che trasportò il Milite Ignoto, quindi è una notizia importante. Dovremmo, quella locomotiva che abbiamo a Sant'Eufemia, dovremmo tenerla nella giusta considerazione, e invece la zona della locomotiva, voi sapete, noi sappiamo che è una zona che ormai è diventata, voglio dire, zona di prostituzione. C'è una, siamo andati con Giovanni, abbiamo fatto un servizio, no, mostrando la sporcizia, la spazzatura, proprio che la fa da padrona là, in quella zona. Quindi, di chi parliamo? Gli amici che abitano in quella zona dovrebbero comunicarci tramite social o telefonando alla nostra redazione se sono intervenuti a sanificare, a pulire quella zona, e soprattutto se le prostitute sono state definitivamente allontanate. Perché quella è una zona che uno che va a parcheggiare spesso si trova in situazioni piuttosto, voglio dire, mi capite?
quello che voglio dire. Quindi, dov'è? Io ne sono rimasti pochissimi in ottimo stato, ecco, aggiunge Domenico. Dov'è? Noi il messaggio lo mandiamo alla nostra amministrazione. Si parla di Melito Ignoto, si parla che la nostra locomotiva è una gemella di quelle che trasportarono il Melito Ignoto, quindi la nostra locomotiva non dovrebbe essere un monumento alla inutilità, un monumento all'indifferenza, perché quella, chi la locomotiva là, dovrebbe essere, voglio dire, anche motivo, non lo so, di creare qualcosa intorno alla locomotiva, anche accompagnare i bambini, i ragazzi, per farla vedere, per parlarne, eccetera. Invece no, è gittata là, come ho detto, purtroppo è un luogo di amore mercenario. E quindi, bambini, una famiglia, là non ci può dire. Allora, riguardo, continua, siamo a che punto? Stamattina. Allora, signori miei, parliamo un po' di cinema. Da oggi, in 25 sale italiane, quindi da Varese a Palermo, tanto per intenderci, tutta la penisola, verrà proiettato il lungometraggio di Mario Vitale. Quindi questa è una gran bella cosa, motivo di soddisfazione. Quindi sarà proiettato nelle sale cinematografiche di diverse città italiane importanti. Intanto, per la prima ci sono state emozioni, molte emozioni ed applausi al Teatro Grandinetti a Lamezia. È un film, un lungometraggio che, per la verità, bisogna guardare con molta attenzione, cercare di immedesimarsi nei personaggi, eccetera, perché Mario è riuscito a fare un film molto complesso, voglio dire, questa storia di integrazione e scambi culturali, voglio dire, ma anche di solitudine e abbandono. Quindi, come vedete, sono diverse sensazioni, eccetera, che bisogna, prego Giovanni, che bisogna comprendere, no? Quindi questa condivisione di valori, eccetera, è una bella storia originale. E noi da Lametini, e non solo da Lametini, ma anche di gente a cui piace il cinema, auguriamo a Mario veramente un grande successo, e che questo possa essere la molla, la partenza verso una carriera luminosa in questo campo, perché, voglio dire, il ragazzo la stoffa ce l'ha. Fare un lungometraggio non è facile, fare un corto è più facile, ma fare un film non è facile. Quindi Mario, io non so cosa hai detto, però per quanto riguarda il film di Colamia, vi invito ad andare a vedere il film di Mario Vitale, perché sicuramente ha detto già Tonino, è inutile che mi ripeto di quello che ha detto su Mario, e vi invito ad andarlo a vedere, perché innanzitutto è una prima nazionale di un nostro concittadino che è nato adesso, non da adesso, però con un lungometraggio, il suo primo lungometraggio. È fatto bene a dire che Tonino, che insomma, questa storia è una storia interessante, molto attuale, diciamo, Tony, no? Come no? Perciò vi invito ad andare a vedere il film di Mario Vitale, ancora in proiezione oggi e domani, domenica, giusto? Fino al teatro, 7 novembre. Sì, al Teatro Grandinetti. Fino al 7, no? Ieri è uscito in tutte le sale italiane, perciò in bocca al lupo al nostro Mario Vitale.
OK. Tonino, stamattina c'è un'iniziativa che fra poco andiamo. Una bella. Mi dica. Del mulino del mulino delle fate, ci sarà stamattina questa bella questa bella iniziativa che c'è noi, anche una cosa qua. No, andremo a seguire. Ah, sì. Andremo a seguire, domani vi daremo un resoconto di quello che è, giusto? Eh sì, andiamo là e toccheremo con mano questa, avremo come Cicerone ci accompagnerà Domenico. Questa zona, io onestamente non mi vergogno a dire che non conosco proprio l'ubicazione di questo posto, ne parlano se, tutti se, quanti bene. Se c'era Albino te la da, perché lui Albino là si è cresciuto in quella zona. Albino. Per la verità tu. Albino. Va allora, bene. Giovanni. Allora, c'è una due premi al contest dell'Accademia delle Belle Arti. Due studenti del liceo artistico fiorentino di Lamezia Terme, Alessia Vescio e Leon Luigi Muraca, si sono classificati al primo e al secondo posto. Quindi un successo di questi due nostri ragazzi in questa kermesse che è stata promossa dall'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e che ha registrato una notevole adesione delle scuole superiori. Brava, complimenti ad Alessia e complimenti a Leon Luigi. E oggi posso chiudiamo con l'almanacco, Tonino? Chiudiamo con l'almanacco, vediamo che dice Felice Ventura, che giusto, è sempre un piacere leggerlo. Allora, buongiorno a voi. Riflettevo che per chi è lontano dalla Lamezia le vostre notizie sulla città sono un qualcosa di ecumenico. Scacciuli al bene. Grazie al meritevole editore e al suo valente direttore. Grazie Fele. E questo ecumenico, poi ne parliamo domani con Albino. Grazie a tutti quelli che ci seguono, che siete tantissimi da tutte le parti del mondo e noi ne siamo veramente contenti e felici. State vicino a voi. Allora andiamo all'almanacco del giorno. Oggi abbiamo stavolta un po'. Sì, come ripeto, normale, la scaletta, no? Perché Albino non c'è. Per quanto riguarda l'aforismo di oggi di Nicolas de Malambranche, mentre la cata juvisto, vai, cioè, significa mentre la cata juvisto in italiano. Nicolas de Malambranche, vedi, cata juvisto, vai. Allora, non è nel potere della nostra volontà non desiderare di essere felici. Questa è una bella aforismo. Non è nel potere della nostra volontà non desiderare di essere felici. Sono belle, guardate che all'aforisma sono, come posso dire, sono frammenti di vita, vita quotidiana, ecco perché sono belli gli aforismi. Poi che volete, sono tutti quanti grandissimi poeti, scrittori, intellettuali, eccetera. Per quanto riguarda la Chiesa, ricordo oggi è San Guido Maria Conforti, poi questo, San ecco, Albino, no. Albino, io avrei detto ad Albino che questa santa Guido Maria, no, questo santo Guido Maria viene festeggiato a Via Conforti qua alla Mezzia Terme. Ecco, e io non ci avessi creduto. Albinuzzo. Poi San Gerardo di Bazier. E siamo a France. In France. E poi San Donnino. Ecco. Avessimo un'altra giostra, un quarto d'ora ci vorrebbe qua. Essere felice ricorre. Ah, sì. Va bene, vai. Poi, per quanto riguarda il Superenalotto, oggi una combinazione vincente 22 e 25. E non è scritto bene, vedi, sì. 38, sì. 41, 61, 68 per non Albi Nastura, numero jolly è il 24, caro Tonino. Superstar. Il superstar è il numero 3, sì. Giusto? Hai. Qua ma io ma posso una cosa, tu casi. Albino. Si imbroglia. No, perché sono. Hai 5-5. Dove si vede il 5-5? Perché non. Hai 5-5? Ah, no, perché vanno 37.000 euro. E come diceva Albino, si hanno un Santo Natale. Giusto? Con 40.000 euro, ci vedo io. Poi, per quanto riguarda il meteo,
oggi il meteo, lo vedete com'è? Così. Domani deve essere colico. Bene, vi salutiamo e ci vediamo a Pandeno, non mi scusate. Che cosa? Io comprendo di Pandeno, l'ho cognato dal Beno. E io gli ho detto. Con tutto il rispetto, c'è Domenico che ci sta ricordando a che Pandeno. Oggi è il compleanno di Pandini, che sarebbe il cognato di Albino. Di Albino. Sì, però allora però ci sta. Però tu non scordiamo. Un ieri giustamente abbiamo domani glieli faremo glieli, perché Albino, auguri. Auguri Gianmario. Salutaci. Gianmario Pandino, marito di Eva, cognato di Albino. Cognato di Albino. Va bene. Ci vediamo domani, buona giornata. Capiamo, a tutti. Capiamo, stiamo andando, c'è una certa fretta perché dobbiamo andare a questa manifestazione, questo evento che, a cui ci teniamo molto. Essere presenti. Buona giornata. Ci vediamo domani, ciao a tutti.